Festività natalizie. Il governo sta pensando a delle nuove misure per limitare la circolazione del virus e scongiurare nuove chiusure o lockdown localizzati. Servono certamente maggiori controlli, ma servono anche altre regole perché lo scenario è cambiato e occorre adeguarsi. Fra le proposte, è anche quella di un pass per immunizzati e guariti che permetterebbe di accedere a bar, ristoranti ed altre attività. Da cui sarebbe invece escluso chi ottiene la certificazione verde tramite tampone che a quel punto potrebbe essere utilizzata solo per lavorare. Insomma occorrono delle correzioni perché il contagio aumenta e aumenta anche in Molise. Cosa significa? Lo abbiamo chiesto al professore Giancarlo Ripabelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Molise. Significa che c'è una circolazione del virus, cosa che ci aspettavamo con la stagione più fredda, autunnale ed invernale poi, che dobbiamo tenere in considerazione se vogliamo fare un Natale più tranquillo. Il vaccino come panacea di tutti i mali è sicuro ed efficace, sottolinea Ripabelli, evidenziando altresì... Quale sia il problema della campagna di immunizzazione? Ed è il vero problema della campagna vaccinale, cioè la difficoltà a raggiungere una serie di persone che non si sono vaccinate. Questi dati ci confermano che la vaccinazione è necessaria, è indispensabile, protegge, perché le persone non vaccinate sono essenzialmente e tendenzialmente quelle che vanno a finire in ospedale. È molto importante vaccinarsi. Oggi abbiamo una qualità del dato che ci dice in maniera incontrovertibile che il vaccino è sicuro. Quindi non c'è nessuna paura da avere, è efficace perché protegge dal, soprattutto dalla malattia grave ma anche dall'infezione con, con i richiami della, della terza dose e che è una grande conquista della scienza come lo è stato in passato la scoperta dei vaccini. Il Molise viaggia spedito, sono oltre 40.000 le persone che hanno ricevuto la terza dose. È il caso di riaprire hub vaccinali che sono stati chiusi per accelerare la campagna? Sentite il direttore generale ASREM, Oreste Florenzano. Quindi le operazioni stanno andando a e siamo in linea anche con le dosi vaccinali che, che ci arrivano. Siamo su un utilizzo sul 96,50%. Quindi, non è tanto un problema di quanti hub apriamo, possiamo anche immaginare di farlo. E il problema è quello di continuare in questa direzione e avere la disponibilità dei cittadini. E campagna vaccinale che coinvolge sempre più i giovanissimi. Noi siamo a disposizione, ovviamente allo stato attuale, dai 12 anni in su. Anche su questa fascia d'età, devo dire, però c'è stata una grande accelerazione delle vaccinazioni, forse anche eh, conseguente all'apertura delle scuole, quindi anche su quella fascia d'età abbiamo vaccinato tanto.